Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati, oggi qui per tornare un po' indietro negli anni con i lavori scolastici di Padre Pio, ovvero di Francesco Forgione. Si tratta di un appendice, ecco, all'epistolario che raccoglie i quattro volumi delle tante lettere che Padre Pio ha scritto, e poi c'è una piccola appendice realizzata da Fra Gerardo di Flumeri sui lavori scolastici, all'interno dei quali noi andiamo a conoscere anche il piccolo Francesco Forgione. Si tratta di quattro quaderni che contengono complessivamente 71 temi o componimenti scolastici da lui svolti negli anni 1902, 1904, 1905. Fra Gerardo di Flumeri ci fa sapere, ecco subito, andando a focalizzare la nostra attenzione, c'è un tema che rivela più di tutti la maturità intellettuale di Francesco e va a manifestare apertamente tutta la nobiltà del suo animo, ricco di elevati sentimenti. Quel tema porta la traccia "Se fossi re". Allora, andiamo subito al tema numero 18 e lo leggiamo, "Se fossi re". Ricordiamo che il giovane adolescente Francesco Forgione nel contesto storico si ritrovava nel regno d'Italia. Oh, se fossi re, quante belle cose vorrei adempiere. Prima di ogni altra vorrei essere sempre un re religioso, come ora sono e spero di esserlo sempre. Combatterei prima di tutto il divorzio, da molti cattivi desiderato, e farei sì che il sacramento del matrimonio fosse maggiormente rispettato. Che cosa accadde a Giuliano l'Apostata, il quale era intrepido, temperante e studioso, ma che ebbe poi il gran torto di rinnegare il cristianesimo in cui era stato educato, perché si era già fisso in mente di far risorgere il paganesimo? Per lui fu tempo sprecato, perché non ottenne altro che l'odioso nome di apostata. Anzi, io cercherei di illustrare il mio nome col batter sempre la via del vero cristiano. Guai poi a coloro che non volessero seguirla. Li punirei subito, o col metterli in prigione, o con l'esilio, oppure con la morte. Avrei a massima l'esempio di Alessandro Severo. Alessandro Severo fu un imperatore romano dal 225 al 235 d.C., di nobili sentimenti, coscienzioso, trattò i cristiani con maggiore benevolenza di tutti gli altri imperatori romani. Quindi lui fa esempio di Alessandro Severo: non fate ad altri quello che non vorreste a voi fosse fatto. Durante il mio regno non farei altro che andare visitando le province per migliorarne l'amministrazione, lasciare dappertutto memorie con egregi documenti come porte, strade, circhi, biblioteche, statue, teatri, eccetera. Mi dimostrerei affabile, umano, osservatore delle leggi. Passeggerei come semplice cittadino, darei udienza a tutti, vestirei alla buona, usando vesti fatti dalle donne in casa, accoglierei alla mia corte i più grandi scrittori, stipendierei bene i maestri di retorica, favorirei le arti, e sarebbe mia massima quella di Vespasiano. Vespasiano fu un imperatore romano dal 69 al 79 d.C. e lui, al termine di questo suo tema, il numero 18 dei componimenti scolastici, quindi, anzi dei lavori scolastici, quindi vi invito a leggerli, dice: sarebbe mia massima quella di Vespasiano, che solo un amico dell'umanità è degno di comandare.